Ragazzi, iscrizione al canale gratis e campanellina. Sai, ci sono anche dei personaggi che si nascondono in maniera codarda dietro le telecamere e che ti offendono. Poi queste sono persone che fondamentalmente sanno tutto di me perché conoscono persone che mi hanno conosciuto. Mi piacerebbe sapere qualcosa anche a me di loro. Farò in modo di sapere anch'io qualcosa su di loro, anche perché io non mi nascondo dietro una telecamera e nemmeno mi metto ad offendere dietro una telecamera, addirittura con la figurina. Quindi magari fatevi vedere in faccia. Abbiate il buon senso di farvi vedere in faccia, perché vi sembrerà strano, ragazzi, ma purtroppo ci sono persone che non accettano che non accettano la realtà. Ci sono dei personaggi che offendono dietro una figurina. Io la mia brutta faccia ce la metto, metti anche la tua. Te l'hanno già detto, te chi sei, come ti chiami? Fatti vedere in faccia, in quella live dove dice c'ero anch'io, a te te l'hanno già detto. Fatti vedere in faccia, figurina. Non fare il codardo, fatti vedere in faccia. Ma a parte questo, ragazzi, c'è un Inter che gira a 1000, che va a 1000, no? C'è un Inter che gira a 1000, quindi bisogna sfruttare questo periodo per arrivare primi in Champions League, perché è fondamentale arrivare primi in Champions League, mai come quest'anno. Giuse Bissek, cosa te ne sembra? Ti dico la verità, a me questo ragazzo a livello difensivo preoccupa molto, perché lo vedo sempre fuori tempo, non lo vedo pronto per marcare dei giocatori importanti. Ieri ha fatto bene, lo ha detto anche lui nell'intervista, perché l'Udinese non attaccava dalla sua parte, lui non ha dovuto praticamente gestire mai la fase difensiva e nonostante tutto aveva Darmian dietro gli copriva le spalle. Poi ha fatto delle belle uscite palla, ha un piede educato, però io di Bissek sinceramente ti voglio dire una cosa, no? Io di Bissek che cosa me ne faccio se comunque deve giocare sempre Darmian a 35 anni e Acerbi a 36 anni? A me serve un difensore che possa far riposare quei due, perché se Bissek lo devo mettere in quel ruolo, devo far giocare quei due, siamo da punto e capo, perché la colonna difensiva dell'Inter è Acerbi, è lui che dovrebbe riposare. Bissek dovrebbe essere in grado di giocare nel ruolo di Acerbi e ad oggi non lo è, non è in grado di giocare nel ruolo di Acerbi. Forse lo è Pavard, anche se a Pavard non piace giocare in quel ruolo lì. Quindi Bissek oggi è un giocatore acerbo che ieri ha fatto delle buone uscite palla. Sicuramente quella è una prestazione che gli serve per prendere fiducia, ma a me serve un difensore e io non ce l'ho. Perché te lo ripeto, ok, ha giocato, ha fatto una bella figura, ha avuto anche una buona personalità davanti a 70.000 persone, perché ho visto giocatori cacarsi addosso davanti a 70.000 persone. Parlo di ex giocatori dell'Inter, però a me serve uno e faccio riposare Acerbi, Darmian. È inutile che ce l'abbia in campo i 35 anni e i 36 anni, che sono la colonna della difesa, perché contro gli spagnoli devono rigiocare sia Darmian che Acerbi. Capisci che ti voglio dire? Sì, l'uscita palla, bene, ho capito, ma a me serve un difensore. Mi serve un difensore. Non sono immortali i giocatori dell'Inter. Questi ragazzi hanno 35-36 anni, stanno tirando la carretta da inizio anno. Mi serve un difensore e Bissek nel ruolo di Acerbi non è in grado di giocarci. Ma non è in grado nemmeno di fare il braccetto contro squadre importanti, secondo me, perché prendi gol con Bissek, te lo dico io. Altrimenti Inzaghi lo farebbe giocare, e dici? Questa squadra è migliorata in cosa? Nell'atteggiamento, nella gestione partita, nella gestione dell'acceleratore. Perché l'anno scorso le difficoltà in campo non le accettava. Questa era una squadra che voleva comandare la partita dall'inizio alla fine e andava sempre a mille. E lo ha fatto anche all'inizio della stagione, questa cosa qua. Si è riportata dietro la cosa dell'anno scorso. Capito? L'ha fatto anche all'inizio stagione. Mentre ora, durante la partita, sa gestire le varie fasi e questa è una squadra e sa accettare anche i momenti di difficoltà durante i 90 minuti. Sa anche incassare, non sa solo picchiare. Questa era una squadra che sapeva solo picchiare, mentre ora sa anche incassare. Ecco perché è maturata questa squadra qui.
Vogliamo parlare di Arnautovic, ragazzi, cioè guardiamo anche per crescere, per migliorare, spacchiamo anche il capello in quattro. Esce Thuram e comincia i giochi in 10. Il Thuram l'ho visto stanco ieri, attenzione. Tra l'altro, altro gol, non segna. Togliete la clausola a Ticus Thuram. Te l'ho detto 3 mesi fa, 4 gol fatto, l'ho detto io. Prima facessi altri 4 gol. Togliete la clausola a Ticus Thuram. Va tolta la clausola, ieri l'ho visto molto stanco, attenzione, Inzaghi ha fatto benissimo a toglierlo subito. Il problema qual è lei? Che entra Arnautovic e tocca un pallone in 45 minuti, non abbiamo ricambi davanti ragazzi, ora sta girando tutto bene, sta andando tutto bene, siamo 13-14 giocatori contati. L'Inter ha 13-14, guarda te ne metto 15, ha 15 giocatori su cui poter contare rispetto a quei 21-22 che ha. Quindi a gennaio bisogna fare qualcosa. Il problema qual è lei? Che se c'è ancora i cinesi a gennaio non fai nulla. Ecco perché io voglio che esca subito. Tanto è inutile stare qui altri 2 mesi perché lui non è più il presidente dell'Inter ormai. Lo vogliamo capire o no? Lo facessero uscire subito perché questa squadra sta andando benissimo. L'allenatore sta andando benissimo. Chi sta giocando si sta comportando non bene di più. Sarebbe un peccato perché si rischia, senti che ti dico, di fare la stessa cosa quando abbiamo regalato lo scudetto al Milan, che a gennaio ci serviva un centravanti, se vi ricordate, e abbiamo preso Gosens rotto da 18 mesi. Non facciamo quell'errore. Perché a gennaio a questa squadra serve almeno un innesto davanti, serve un attaccante che possa far rifiatare quei due. E ad oggi purtroppo, lo hai visto anche ieri sera, non c'è. Poi è un peccato, te lo ripeto, ma è un peccato perché questa squadra va a mille, cioè gioca a memoria. Perché rovinare una stagione perché ancora c'è il cinese? Serve un attaccante, ragazzi. Ciao Inter.